Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo è un momento molto speciale perché la bici che c'è dentro questa scatola è praticamente l'unica presente qua in Europa. È un nuovo modello di Intense e io sono stato incaricato per fare un video, ma soprattutto lo shooting di lancio di questo nuovo modello. Per questo sono super eccitato, super contento e voglio ringraziare innanzitutto Intense per il supporto che mi sta dando in queste ultime stagioni e il costante supporto che continua a darmi. Quindi non perdiamo tempo e iniziamo subito con l'unboxing. Eccoci qua, cutter da unboxer professionista che in realtà non sono, e iniziamo subito ad aprire questa scatola. Io non ho idea di che colore, di che forma sia questa nuova bici. Ovviamente so qualche caratteristica e la devo preparare perché già oggi pomeriggio parto per le Dolomiti per lo shooting che abbiamo con un fotografo, uno dei miei fotografi preferiti, che è Nathan Hughes. E niente, sono super curioso. Ta-da! Certo che chi ha incartato sta bici è proprio un cane. Say pulling up, feeling like Harry Belafonte. Look at my racks, feel like Serena went from the back. Swing, pull like Jim, waves on swim, and a rock teams with the tech. Butterfly doors on the Tesla, I just spend shit on gas. 150 bucks, I be at the strippy club. Ed eccola qui ragazzi, la nuovissima Intense Tracer 29. Sembra molto simile alla mia Enduro che ho già, la Tracer 279, infatti lo è. Cambiano giusto due o tre piccole cose per far spazio alla ruota da 29 dietro. Ma partiamo un attimo col montaggio. Premesso che non sono sicuro al 100% che questo sarà il montaggio che sarà disponibile in vendita, però ne sono quasi sicuro, diciamo sono al 99% sicuro. Il montaggio è uno step superiore a quello con il quale mi è arrivata la mia Tracer. Infatti monta Fox davanti e dietro, ma questa volta abbiamo le, come si chiamano? Performance Elite, ovvero sempre stili neri però con le regolazioni di alte e basse sia di compressione che di ritorno. Dietro abbiamo un ammortizzatore ad aria invece che con la molla. Ritorna il reggisella I13, manubrio in carbonio I13, freni XT e cambio XT. Come dicevo, uno step superiore e un look davvero incredibile. Questo nero opaco è secondo me bellissimo, magari in video non rende, ma dal vivo vi assicuro che è imbarazzante, è bellissimo. Questi piccoli particolari rossi sono super accattivanti. Io personalmente avrei fatto la scritta Intense magari rossa per riprendere un po' questi piccoli loghettini che ci sono in giro, però detto questo è fantastica. Tutto concentrato qua in basso, come esattamente è la mia Tracer. Bello in basso, qua sotto abbiamo il CHAD, ovvero una postazione dove possiamo inserire i nostri ricambi o componentistiche che vogliamo portarci dietro, come pompetta, camera d'aria, eccetera, proprio qua dentro il telaio. Il sistema ammortizzante è pressoché identico, dovrebbe cambiare semplicemente il carro, ovvero la lunghezza per far stare la ruota da 29, e leggermente la biella per far sì che tutte le progressioni e tutto il leverage ratio sia molto simile a quella che ho già.
Non vedo l'ora di provarla, è un prodotto nuovo, come dicevo, unico in Europa in questo momento. E sono super orgoglioso di essere io a fare lo shooting di lancio. Quindi ci vediamo sui trail, ve ne parlo tra qualche giorno dopo che l'ho provata un po'. Vi parlo di come si comporta, di quali sono le principali differenze con la mia mallet. Vi ricordo che la mia bici, se non avete visto il video ve lo lascio qua sopra, è praticamente come questa, ma col 27,5 dietro. Quindi, innanzitutto vi chiedo di iscrivervi al canale per supportare questo tipo di video e questi contenuti un po' più speciali che non tutti fanno. Quindi, iscrivetevi al canale, mettete un like al video e ci vediamo sui trail. Yo! Eccoci qui ragazzi a queste conclusioni di questo primo video sulla nuova Tracer 29. Allora, intanto è una bici fantastica come potete vedere, e Intense secondo me ci azzecca sempre con i colori, è molto molto accattivante e devo dire che come bici è molto facile e intuitiva, come la mia Tracer Mallet, versione Mallet. È molto facile da guidare, si pedala da paura, l'ho potuto usare sia durante lo shooting che abbiamo fatto con Nathan Hughes sulle Dolomiti a Cortina d'Ampezzo, sia oggi qua al Begua nelle mie piste di casa che conosco bene e dove ho girato con la Tracer pochi giorni fa, quindi ho potuto già fare una sorta di comparativa. E, però parlando di questa, devo dire che la sospensione dietro è fantastica, davvero Intense ha fatto un ottimo lavoro per renderla molto efficiente anche su una bici 29-29. La progressione è fantastica, la geometria che ha la bici va benissimo, sia per un uso un po' più estremo stile freeride downhill, sia proprio enduro puro. Quindi nel complesso una bici che fa bene qualsiasi cosa, per quello che ho potuto provare io fino adesso. Quindi super approvata. Arriveranno sicuramente degli altri video di comparativa diretta tra 29-29 e Mallet. Fatemi sapere nei commenti se siete interessati a questi video e cosa ne pensate di questa fantastica bici. Yo!